E a questo punto, appunto, io avvierei la condivisione dello schermo. Vediamo un momento. Setto la misura. Scusate. E abbiamo appunto la condivisione dello schermo per fare appunto un viaggio nella collezione. In particolare siamo all'interno della collezione di Alberto della Ragione, che come sapete è la raccolta che fonda, sostanzialmente costituisce il cuore pulsante delle collezioni civiche e che appunto al suo interno raccoglie numerosissimi capolavori e che ci permette quindi di fare anche un viaggio nell'arte del Novecento in termini di ritratti, parlando di ritratti. Se il genere, perché parliamo di generi pittorici, se il genere della natura morta che abbiamo già visto insieme è un genere tutto sommato abbastanza recente, perché appunto si considera Caravaggio il capostipite del genere della natura morta in sé per sé, per poi, come dire, avere il secolo d'oro nel 600 e come vedremo appunto trasformarsi anche nel 900, il ritratto è un genere che, come dire, sempiterno, che fa parte di noi, se vogliamo già le mani preistoriche della Cueva de los Manos sono una prima forma di ritratto, perché naturalmente l'arte da subito sente la necessità, come dire, di raffigurare, di dare un segno della nostra presenza sul pianeta, della nostra presenza sul mondo. Quindi il ritrarre gli altri o se stessi, quindi ritratto o autoritratto, è una forma di raffigurazione artistica che ci accompagna appunto dalla preistoria ad oggi, naturalmente in forme molto diverse, secondo stili e diciamo codici espressivi che variano enormemente nel corso dei secoli. Facendo, come dire, quindi un salto, un balzo in avanti, arrivando al 1900, arriviamo subito ai primi ritratti che andiamo un po' a esplorare. Questa, devo dire, è una delle grandi opportunità che il digitale ci offre, perché ci dà la possibilità davvero di esplorare i dipinti con grande accuratezza e con grande, diciamo, capacità di analisi. E andiamo ad esplorare quindi il primo ritratto di cui parleremo, ovvero un autoritratto facente parte appunto delle raccolte del Museo Novecento, di Mario Maffai. Mario Maffai è un pittore che avete già sentito nominare più volte se avete seguito i nostri appuntamenti, è uno dei grandi protagonisti delle collezioni di Alberto Della Ragione. Ricordiamo rapidamente, per chi non ci avesse seguito, Alberto Della Ragione è un ingegnere navale e meccanico che si dedica, diciamo, al mecenatismo dell'arte, prima con un gran culto dell'Ottocento, più come gusto d'arredo potremmo dire, e poi appunto dai primi anni 30 segna una svolta, diciamo, sul suo collezionismo artistico, dedicandosi agli artisti viventi, ovvero agli artisti suoi coetanei. Tra questi vi è proprio Mario Maffai. Mario Maffai, il cui cognome viene dato dalla levatrice perché il padre è ignoto, è un pittore, un artista, una figura romana, direi profondamente romana, tanto da aver dato, diciamo, da aver dato il via, essere tra i protagonisti di quella che Roberto Longhi chiamerà la scuola romana, la scuola di via Cavour. Questo perché? Perché Mario Maffai appunto si dedica da giovane subito appunto alla pittura e all'arte, si consacra all'arte tutta e farà appunto della propria abitazione insieme ad Antonietta Raffa e sua moglie e a Gino Bonichi, chiamato Scipione, farà della sua abitazione proprio il centro, il fulcro di una vera e propria appunto fucina artistica. Fucina artistica che si trova appunto in via Cavour 325, quindi proprio di fianco ai fori, e peraltro appunto diciamo tratto dal catalogo della mostra attualmente purtroppo chiusa ma in essere a Livorno, che è una mostra che appunto abbiamo voluto ricordare anche con questo ciclo, che mette a confronto la collezione della Ragione con la collezione Iannacone, un collezionista tuttora vivente, e che appunto le mette a confronto proponendoci opere dei medesimi artisti o comunque di artisti che hanno dialogato. Ecco, proprio uno dei saggi del catalogo Visti d'arte della mostra di Livorno è intitolato Quella celebre terrazza di via Cavour di Lucia Mannini, e vi voglio leggere appunto due piccoli estratti per farci entrare subito in questa profonda romanità di cui si parlava. Scrive prima la Raffel: noi avevamo una casa all'ultimo piano con terrazzo, enorme, meraviglioso, dove mangiavamo, dipingevamo, chiacchieravamo, e lì c'era quella veduta che faceva rimanere senza fiato. E allora venne Scipione, arrivò all'ultima rampa di scale tutto affannato, così mi disse Mario.
E quando entrò nell'ingresso di casa, notò che per terra c'erano alcuni miei quadri appena terminati e Scipione domandò a Mario di chi erano quei bei quadri. Queste appunto sono le parole di Antonio Tarafa, il che sposerà Mario Maffai e con cui intreccerà un profondissimo sodalizio artistico. Le fanno eco appunto le parole di Maffai dalla sua autobiografia. C'era una lunga terrazza e si vedeva un profilo superiore del Colosseo e i contorni degli alberi del Palatino. Misi su l'appartamento con pochi mobili, qualche drappo, si stava bene. Una camera grande faceva da studio e lì dipingevo con tenacia mentre Antonietta dava lezioni di inglese. Ma durò poco, 2 anni dopo partimmo per Parigi. Sì, perché in questa casa vanno ad abitare nel 1927 e pochi appunto anni dopo si trasferiranno a Parigi. Quando torneranno da Parigi non potranno più tornare a Roma. Antonietta Raffaele aveva origini ebraiche. Siamo nel 1939, nell'estate 1939 trovano riparo, appunto proprio per paura, diciamo, delle persecuzioni razziali di quegli anni, trovano riparo proprio nei pressi di Genova, proprio grazie all'ala protettiva di Alberto Della Ragione, che offrirà loro un appartamento, una residenza proprio a Quarto di Mille nei pressi di Genova, dove lui aveva la sede e dove appunto potranno loro due e le loro 3 figlie, Simona, Giulia, e Miriam, in realtà Miriam è la maggiore, diciamo, delle tre, peraltro appunto anche celebre giornalista, quindi troveranno riparo proprio appunto sotto l'egida del nostro collezionista Della Ragione. Bene, questo è un ritratto di Mario Maffai del 1928, quindi un ritratto molto giovanile, il ritratto è un ritratto, diciamo, appunto dell'età della scuola di Via Cavour, tutto sommato, in cui appunto vediamo un artista che si mette in posa in maniera, diciamo, atipica, in maniera anticonformista. Se potessimo appunto dialogare in maniera più libera, potremmo appunto cogliere le vostre suggestioni, ma credo che dentro di voi ciascuno di colga quello che l'artista ci voleva comunicare. Vedete una posa assolutamente svogliata, un po' sorniona, uno sguardo che appunto è a metà tra il furbesco e l'assonnato, appunto. Quindi una posa intralice, tutto sommato, che si sviluppa sulla diagonale, come vedete, di un dipinto quadrato e che è tutta giocata sulle tonalità del marrone, da cui emerge, come vedete, in maniera prepotente, grazie alla luce, il volto con la mano su cui si appoggia del nostro artista Mario Maffai. Un artista che, come vedete, sottolinea molto bene i dettagli fisionomici del suo volto, quindi le sopracciglia arcuate, un naso molto sottile, una bocca che è quasi deforme, diciamo, proprio per la posa che quasi piega, diciamo, i lineamenti del volto. E guardate le cromie, cromie che, come dire, tendono a sottolineare il rosa delle guance, ma che diventano quasi livide con questo verde che ricorda un po' il verdaccio, no, dei primitivi duecenteschi, che sapete, come consiglia poi anche Cennini, ponevano, diciamo, un verde sotto poi l'incarnato realizzato con il rosa e con il rosso carminio, proprio per dare questa tonalità incredibile che è quella della nostra epidermide, no? E che Maffai, appunto, con grande sprezzatura, no? Per usare un termine poi dedicato al nostro Raffaello, con grande sprezzatura ci ripropone, dando proprio questi colpi di luce, di verde e di bianco che ci sottolineano proprio, come dire, la profondità dei colori del volto. E come vedete, poi invece questi marroni, che sono i marroni della capigliatura, i marroni della giacca, che come vedete è soltanto abbozzata, una giacca e una cravatta che quindi ci pongono un artista, ci presentano un artista non con il cappello da pittore, i pennelli in mano, ma un artista che vuole imporsi, diciamo, no? Come al pari degli altri, diciamo, come status sociale, ma che però nella sua posa invece assolutamente anticonformista ci rivela un'essenza che non è appunto quella dell'etichetta tout court, ma è un'etichetta appunto che va oltre i codici sociali. Mario Maffai, pittore appunto anticonformista, pittore profondamente romano, pittore tonale, che proprio appunto delle sue tonalità ne fa vessillo per restituirci una pittura che è palpabile, se vogliamo, una pittura fatta di espressioni cromatiche, no? Potremmo dire. E una pittura che quindi guarda l'espressionismo d'Oltralpe, però addolcendolo, se vogliamo, no? Di tutta la calda tonalità romana. Un pittore che
che quindi poi si trasferisce a Genova e che proprio vedrà demolita proprio la sua casa di via Cavour, nell'ottica di queste demolizioni, cui dedicherà peraltro anche un ciclo di pitture, nell'allargamento dei fori imperiali. Dicevamo che appunto Mario Maffai è tra i protagonisti di questa scuola romana insieme ad altre due figure, da una parte la moglie e dall'altra Gino Bonichi, detto Scipione, proprio per la sua corporatura possente. Gino Bonichi, a cui dedichiamo questa seconda opera, sempre presente in collezione, non è un autoritratto, ma è un ritratto. Gino Bonichi, detto Scipione, morirà giovanissimo nel 1933, quindi addirittura non lo ritroveranno al loro ritorno da Parigi, di tubercolosi, era già stato ricoverato giovanissimo e poi ritorna ricoverato presso Trento e lì troverà la fine. Ecco, non è, diciamo, forse casuale che in collezione ci sia uno studio preparatorio di uno dei suoi ritratti più celebri, ovvero il ritratto del Cardinal Decano, ovvero il decano del Collegio Cardinalizi. Siamo ancora appunto nella profondità romana, in questo caso vaticana, una romanità e una profondità, diciamo, ecclesiastica, quindi, che Gino Bonichi esplora nel dramma, diciamo, di una religiosità, come dire, divisa tra il fasto, diciamo, no, cardinalizio, il fasto appunto e la pompa della Chiesa romana, e dall'altra, diciamo, un profondissimo sentire che nelle carte segrete di Bonichi emergerà proprio fino ai giorni precedenti alla morte, un dialogo con Dio che Bonichi manifesta proprio grazie alla sua pittura e grazie appunto alle pagine da lui vergate. Quindi questo è uno studio preparatorio di una grande opera che vi mostro appunto dal portale di Google Arts Project della Galleria d'Arte Moderna di Roma, che è questo, appunto, che è il ritratto del Cardinal Decano. Come vedete è un'opera qui compiuta in cui emerge proprio questa romanità trionfale, che però non ci restituisce un'idea, diciamo, di fasto pomposo e sereno, ma proprio nelle tonalità del cielo, ma in tutto questo rosso, no, che peraltro è un rosso preparatorio che pervade tutto il quadro, ci manifesta un'inquietudine, no? Un'espressività sommersa, profonda, che andiamo appunto a cogliere in tutti i simboli, diciamo, di questa chiesa e di questo San Pietro che naturalmente circonda il nostro Cardinal Decano. Questo è uno studio preparatorio appunto del volto, come vedete. Il Cardinal Decano altro non era che una persona, pensate, ultra novantenne, al soglio, diciamo, cardinalizio, diciamo già da 15 anni, quando Gino Bonichi realizza appunto prima lo studio e poi appunto l'opera compiuta. Questo cardinale Vincenzo Vannutelli, che proprio con dissidio, diciamo, e dramma religioso, il nostro Gino Bonichi esplora. E guardatelo appunto, anche lo studio preparatorio, che davvero in maniera espressionista ci propone proprio tutti i lineamenti e le pieghe del volto, andando quindi a esplorare la vecchiaia naturalmente profonda di questo ultra novantenne, ma anche la profondità di registro espressivo che questo cardinale ci esprime, ancor più direi nello studio che nell'opera compiuta, in cui vedete appunto già naturalmente non mancano gli ornamenti, sia dell'abito, sia della papalina, sia la collana appunto appesa al collo, cardinalizi, ma che si rivela appunto in tutta la sua più profonda ed espressiva umanità. Cardinal Decano, cui fa da specchio invece un'altra opera, sempre di questo trio della scuola romana, questa volta scolpita, dell'Antonietta Raphael. Questo è un ritratto. Antonietta Raphael è un artista, prima di tutto una donna estremamente colta, che di origine lituana, ma trasferitasi ben presto con la famiglia in Inghilterra, a Londra, dove appunto non soltanto impara brillantemente l'inglese, ma segue appunto studi estremamente elevati, quindi di raffinatissima cultura, che poi si abbina appunto alla sensibilità artistica di Mario Maffai per diventare appunto lei stessa pittrice e in questo caso anche scultrice estremamente colta. Qui vedete che il metallo viene da lei presentato e lavorato secondo appunto dinamiche molto diverse. Guardate come davvero gioca sulle superfici, restituendoci le differenti cromie e naturalmente restituendo appunto al verde, diciamo, metallico primigenio proprio la caratteristica, diciamo, del collo, del décolleté e del volto. Lei, questa signora appunto seduta con le mani in grembo, altri non è che la mamma di Alberto della Ragione. Una mamma naturalmente anche lei già in età molto matura,
questo ritratto dei primissimi anni 40, proprio mentre la famiglia era a Genova in ritiro e in protezione, diciamo, grazie ad Alberto Della Ragione, e sappiamo dal fratello di Alberto Della Ragione che peraltro la mamma non amava farsi ritrarre e che quindi, vediamo se riusciamo a leggere, ecco, ci dice il fratello, non voleva farsi ritrarre, non c'era verso di farla posare. Antonietta fu obbligata a realizzare molti schizzi del volto quasi di nascosto, sorprendendola nei momenti di riposo. E invece sentiamo come ce la ricorda la figlia, la Giulia Mafai. La ricordo sprofondata in una grande poltrona, accartocciata come fosse priva del sostegno di uno scheletro, avvolta in numerosi scialli amorevolmente lavorati a maglia dalla figlia. Da quell'ammasso di soffice lana usciva a stento la testa dai radi capelli bianchi, piccola e grinzosa come quella di una tartaruga centenaria, e le pallide mani dalle affusolate dita di cera, quasi trasparente. Quindi qui vedete appunto come poi nella scultura appunto bronzea, adeguatamente e sapientemente lavorata, la nostra Antonietta Raphael ci restituisce una dimensione plastica assolutamente veridica, in cui naturalmente la vegliarda, questa tartaruga centenaria, viene trasfigurata e diventa una donna senza tempo, come ci viene detto appunto dagli scritti, che però ci guarda con amorevole, diciamo, affetto, con passione, e però appunto contenuta, no? Assolutamente contenuta e contenuta, diciamo, no? Con grande attenzione e riserbo. E questo appunto è uno dei grandi ritratti che la nostra Raphael tributa alla mamma del collezionista Della Ragione, mentre altro utilizzo di un altro materiale, che è l'onice, quindi un materiale preziosissimo, tributa sempre la nostra Antonietta Raphael a un altro grande collezionista, anzi potremmo dire all'acerrimo rivale di Alberto Della Ragione, Emilio Iesi. Questo ritratto, vedete, invece è un ritratto che, come dire, non dimentica i tratti fisionomici appunto del collezionista, trasfigurandoli però grazie all'estrema preziosità del materiale. Un materiale che, vedete, al contrario del bronzo, qui è proprio cesellato e, come dire, no, tornito ed espresso, diciamo, in tutto il suo nitore, no? Come vedete appunto anche da queste immagini, in cui quindi la figura del collezionista viene naturalmente nobilitata e assurda, diciamo, un'estrema classicità proprio grazie a un utilizzo della materia nobilissima, diciamo, che evoca, come dire, i fasti dell'antichità, per proporci appunto questa immagine che, pur realistica, diventa quasi un'immagine senza tempo. Passando, diciamo, dalla scuola romana alla scuola milanese, se così possiamo dire, sempre circuitando intorno alla figura di Alberto Della Ragione, arriviamo ad un altro grande artista appunto della raccolta, che è Renato Birolli, che ci propone ancora una volta un ritratto femminile, ancora una volta un ritratto di madre, questa volta il ritratto di sua madre. Renato Birolli è appunto un artista che comincia a gravitare intorno a Alberto Della Ragione, quando Alberto Della Ragione a sua volta rileva la Galleria Corrente. Quindi siamo appunto sul finire degli anni 30, inizio anni 40, sappiamo che la Galleria avrà vita breve proprio, diciamo, a causa dei tumulti politici che, come dire, attraversano non soltanto Milano ma tutta l'Italia in quegli anni, e che vedono nella Galleria Corrente sostanzialmente un covo di artisti dissidenti, artisti che in realtà non erano dichiaratamente antipolitici, ma che naturalmente, come dire, manifestavano intorno alla rivista Corrente, attorno a cui si coagula poi la galleria, una profonda, diciamo, genuinità e libertà espressiva. Ecco, sono questi, diciamo, i valori che gli artisti di Corrente vogliono veicolare, vogliono trasmettere in nome di una pittura che è libera, che è pura, che è anticonvenzionale, che naturalmente si oppone invece a un'arte più politica come l'arte del Novecento, appunto, intorno al cui movimento gravitano invece tanti altri grandi artisti. Ed eccolo il nostro Renato Birolli, questa pittura è proprio del 1940, che ci propone quindi, con un affetto che comunque è sempre, diciamo, pausato se non distaccato, appunto un ritratto della madre che riuscirà ad accaparrarsi Alberto Della Ragione dopo un dissidio proprio con il nostro Iesi. Come ce la propone il nostro Renato Birolli? Come vediamo appunto,
con una pittura che è anticonvenzionale. Prima di tutto, grazie alle cromie, cromie che sono, come vedete, stese a larghe pennellate. Guardate lo sfondo, che è uno sfondo appunto fatto di ocra e di ombre che appunto danno movimento alla composizione e appunto alla scena, diciamo, che su cui si staglia poi questa figura di donna, una figura di donna naturalmente già anziana, già matura, tutta giocata, come vedete, sulle tonalità di questo avorio, come ci viene definito da lui stesso, no? Questo avorio della pelle, estremamente chiaro, guardatelo appunto nel dettaglio, grazie appunto al digitale possiamo arrivare a coglierne quasi le singole sfumature, quindi una carnagione che davvero è lucente, seppur appunto segnata dal tempo, un grigio che secondo appunto l'artista è il colore che meglio permette di fungere da intermediario tra questo avorio luminoso e splendente e il nero, tanto del vestito quanto della capigliatura. Quindi vedete questo colore steso proprio a tonalità piatte su una sedia, diciamo, la nostra figura materna si staglia, in cui naturalmente si rinuncia a un impianto compositivo e spaziale, diciamo, assolutamente costruito geometricamente, ma che non rinuncia però alla solidità, diciamo, estremamente volumetrica della figura che, pur in un gioco di piani che ormai appunto sono oltre le prospettive canoniche, ci regalano davvero un'atmosfera intima e comunque affettuosa, pur in questi colori che non sono certi colori, non è certamente la calda tavolozza di Maffei che prima abbiamo visto, no? Però non è certamente, dall'altra parte, non è certamente nemmeno una tavolozza livida, una tavolozza squallida, una tavolozza comunque temperata, no? Che è temperata, diciamo, di gialli, di colori caldi, pur in un'atmosfera un pochino più, come dire, assorta e meditata. Renato Birolli, appunto, quindi ci siamo spostati, diciamo, verso la Lombardia, torniamo a Roma, ma ci spostiamo subito a Venezia con Virgilio Guidi. Perché? Perché Virgilio Guidi, altro pittore che Alberto Della Ragione ha amato moltissimo, tanto da avere in raccolta addirittura 12 dipinti del Guidi. Virgilio Guidi, appunto, di origine romana, ma si trasferisce ben presto, appunto, dal 27 in poi, va a insegnare all'Accademia di Belle Arti di Venezia e poi, appunto, con alterni soggiorni, prima a Bologna, poi a Roma, poi ancora a Milano e poi di nuovo a Venezia, comunque non dimenticherà mai le atmosfere tonali, luminose e chiare della Laguna Veneziana. Qui vediamo appunto un ritratto di donna del 34, quindi appunto già come dire, permeato delle luminosità veneziane, ma assolutamente essenziale. Guardate appunto su questo fondo chiaro, se vogliamo, azzurro come possono essere gli azzurri appunto veneziani, si staglia una donna di tre quarti, una giovane donna di tre quarti, di cui cogliamo appunto un profilo assolutamente essenziale. Vedete appunto si intravede il naso, si intravede l'occhio proprio schizzato in maniera estremamente sommaria, se vogliamo, eppure precisa, la bocca, l'orecchio e poi questa capigliatura, no? Dai capelli raccolti, ma appunto assolutamente essenziale, fa da controcanto a questa veste che è altrettanto essenziale, ma guardate appunto quanto la tonalità, la tavolozza sia ricercata, una tavolozza che appunto è estremamente, se vogliamo, semplificata, ma che proprio ci regala grandissimi valori di luce nei quali si stempera appunto dalla veste al collo, che naturalmente sembra essere illuminato più del volto, no? Perché è presa proprio di tre quarti quasi di spalle, e poi questo sfondo su cui appunto si perde quasi nell'infinito lo sguardo della ritrattata. Siamo negli anni 30 e appunto del Guidi ho voluto, diciamo, presentarvi altri due dipinti, l'uno degli anni 40 e l'uno degli anni 50, per, come dire, no, leggere un po', come dire, tra le righe l'evoluzione della sua pittura, sempre parlando di ritratti femminili. Questo è chiamato appunto quasi un ritratto lunare, proprio perché è sempre una figura femminile, è sempre giocata sulla luce, come vedete, una luce che in questo caso è netta e sembra quasi marcare a metà, guardate, il volto.
che è illuminato, diciamo, sulla parte destra e invece in ombra sulla parte sinistra. Lunare perché appunto uno sguardo, il Guidi ci parla di una luce, di una spazialità che da meridiana diventa cosmica, complice, no? L'allargamento di vedute dello spazio, diciamo, che appunto proprio in quegli anni si stavano compiendo. Quindi una luce che diventa appunto lunare, tanto da dare il titolo al ritratto, e che appunto si stempera, come vedete, in una pittura già più sfaldata. Guardate appunto la veste che appunto è fatta di più pennellate, più vibranti, no? In cui appunto il risvolto è quasi accennato da questo rosso e in cui appunto anche lo sfondo non cede all'ombra, che diventa appunto, vedete, verdastra, però sfaldarsi in una pittura che è meno composta rispetto a quella degli anni 30. Per poi arrivare a una pittura appunto negli anni 50, questa è una figura femminile, la donna con sciarpa, ancora più essenziale, vedete, in cui questa luce davvero investe ormai quasi, è una luce quasi sovrumana, no? Se vogliamo, investe la pittura totalmente, investe la figura anche femminile totalmente, la illumina di un bagliore appunto quasi divino, potremmo dire, questa figura che davvero ormai è diventata la figura femminile essenziale per definizione, delineata grazie a pochi tratti, e vedete appunto che gli occhi, no, ci vengono rappresentati con questo azzurro bluastro, il naso appunto davvero se cogliessimo, no, come possiamo avvicinarci, diciamo, cogliendo le pennellate, no, in maniera estremamente netta, no? Quindi il profilo del naso che ci viene, come dire, reso grazie all'utilizzo sapientissimo appunto delle cromie, che appunto ci restituiscono questi volumi generati dai chiaroscuri, insomma dai chiaroscuri, dalle ombre, dalle luci, e guardate la bocca anch'essa bluastra, per poi chiudersi questo volto grazie a questa sciarpa raccolta, molto elegante, rossa, quasi sovradimensionata, no? Rispetto al volto molto esile, minuto, con i capelli raccolti, e poi questa monumentalità invece della veste blu che proprio fa da proseguo appunto alla sciarpa rossa, diventando appunto, come dire, quasi un busto su cui si erge invece questa figura quasi divina, appunto, e sicuramente ormai trasfigurata dalla luce. Omaggio alla figura femminile, naturalmente, di tanti artisti del Novecento, fra cui appunto, sempre in un dialogo a distanza, andiamo ad approfondire rapidamente appunto anche l'opera del nostro Massimo Campigli. Massimo Campigli, ovvero Max Ilhenfeld, quindi di origine tedesca, trasferitosi subito da bambino appunto a Settignano, pensate, nutrito appunto dalla madre che lui stesso crede zia e quindi poi italianizzato in Massimo Campigli, quindi nutrito anche dell'arte fiorentina che sicuramente appunto vede nella sua prima infanzia, ma assolutamente trasformato dall'incontro con l'arte etrusca. Arte etrusca che Campigli incontra al Museo d'Arte Nazionale di Villa Giulia nel 1928. Volevo leggervi la citazione perché il nostro Campigli ci dice: «Mi riconobbe negli Etruschi, amai questa umanità piccola, sorridente, fa sorridere». Alla civiltà etrusca poi il nostro Campigli intreccerà anche altre civiltà lontane, quella egizia, quella copta, quella romana. Ed ecco che questo ritratto femminile, tornavo al femminile perché il nostro stesso Campigli ci dice che il suo fulcro, il suo centro dell'arte è proprio, scusate, ecco, disattivo l'audio, giusto soltanto, e vi chiedo di disattivarlo, proprio perché le figure femminili sono state così importanti nella sua infanzia e diventano centrali anche nella sua ricerca artistica, quindi protagoniste quasi sempre della sua pittura, anzi spesso anche in forma simmetrica. E qui vedete come appunto il richiamo all'antichità, una figura femminile che diventa davvero sacra, no? Ieratica, con uno sguardo perso verso l'infinito e con una tonalità, con una serie di tonalità che sono pastose, che richiamano proprio la tecnica antica per eccellenza, ovvero l'affresco. Quindi è una pittura la sua, una pittura che proprio rende omaggio alla pittura murale, non è un caso che poi lo stesso Campigli, proprio a un anno, questo è del 1932, nel 1933 firmerà il manifesto della pittura murale, quindi proprio il richiamo all'antica tecnica murale dell'affresco. E quindi vedete questa pittura che appunto diventa pastosa, gessosa quasi, no? Sia nella stesura,
vedete una stesura estremamente piena, no? Mi avvicino proprio per permettervi, diciamo, di coglierla in tutti i suoi particolari. Scusate, chiedo di disattivare l'audio, ma anche nelle cromie, perché vedete che la tavolozza è una tavolozza proprio quasi calcarea, no? Quindi una tavolozza quasi da frescante, e in cui questa figura è una figura davvero che potrebbe tranquillamente ricordare i ritratti del Fayum d'anzitempo, no? Perché appunto abbiamo questi capelli neri che si intravedono lunghi e si, diciamo, immaginano sulle spalle, questo appunto, questo sguardo estremamente profondo, no? E davvero, come dire, accennato da iridi che non hanno nemmeno le pupille, ma che sembrano guardare oltre. Questo lievissimo sorriso, no? Che ci ricorda i sorrisi arcaici, no? Appunto dei greci arcaici, appunto dell'umanità sorridente etrusca, e poi questo doppio filo di perle che diventa quasi tridimensionale intorno al collo, per poi diciamo, condurci verso una veste che è dichiaratamente moderna, vedete, con questo orletto, no? Molto lezioso, ma che appunto nel suo insieme richiama la monumentalità, la ierarchicità davvero delle antiche civiltà arcaiche. Quindi vedete come appunto gli spunti nel ritratto del Novecento siano tantissimi a seconda della sensibilità degli artisti, così come appunto a Campigli risponde in forma scolpita, in questo caso in forma scultorea, Arturo Martini, scusate, siamo negli stessi anni, siamo nel 32, e questo è uno dei ritratti in terracotta, come vedete, estremamente semplice, appunto, con questa antimonumentalità che sia Campigli, sia Martini, ma anche Marini, come dire, ricercavano, che nella terracotta ci propone appunto il nostro Martini, La Cinese, questo è il titolo dell'opera, appunto tratteggiandoci in maniera estremamente semplificata, vedete, proprio i tratti fisionomici appunto di un orientale e poi della sua capigliatura. Per poi invece trasformare completamente l'arte del ritratto, andando invece verso nord-ovest, quindi verso il Piemonte, e andando ad accennare all'arte pittorica di un altro grande artista che è Carlo Levi. Carlo Levi, appunto, medico e scrittore, diciamo in prima istanza, è anche pittore, grazie a Cobetti conosce Felice Casorati e si innamora appunto della pittura. Questo dipinto è del 34, un anno dopo sarà confinato appunto in Lucania, quindi vivrà l'esilio appunto politico. È una pittura la sua che, come vedete, appunto, e come facevano tanti appunto della Torino di quegli anni, risente di quella che è la pittura d'Oltralpe, ovvero della pittura francese. Una pittura che viene chiamata post-impressionista, una pittura che è fatta di luce. Una pittura che vedete è sfaldata proprio in tutte le sue pennellate. È una giovane donna, ritratta in questo caso ad Alassio, dove appunto il pittore si era recato. E ben riconoscibile appunto lo sfondo di Alassio, diciamo proprio nello sfondo del dipinto. E come vedete fa questo gesto, che è appunto un gesto che spesso, no, le modelle ci presentano, reclina il capo tenuto, diciamo, col braccio, no? E questa mano sembra quasi appoggiarsi, quindi un gesto che non sappiamo se sia di stanchezza, di noia o al contrario sia un gesto di vezzo, no? Assolutamente femminile. Sicuramente questa donna ci sorride, ci guarda, no, con compiacimento, ci guarda con amorevolezza, no, potremmo dire. E tutto questo il nostro Carlo Levi, vedete, ce lo rende con una pittura che non è una pittura levigata, ma anzi una pittura sfaldata, una pittura in cui la figura si intreccia al paesaggio. Vedete come appunto sia le cromie sia proprio le pennellate vadano quasi a rispondersi, quindi ci sia un'osmosi, no, quasi un intreccio senza fine tra la figura in primo piano e ciò che si svolge sullo sfondo. E se andiamo a vedere ancor più nel dettaglio, appunto, ci rendiamo conto di come siano rese questi colpi di luce, no? Che nell'effetto d'insieme ci sembrano così armoniosi, guardateli, poi in realtà sono il frutto di pennellate estremamente evidenti, estremamente vigorose. Guardate qui sul collo, qui sulla spalla, e guardate sul volto, no? Come davvero sia una pittura pastosa che ci restituisce però poi tutta la freschezza, diciamo, l'immediatezza, no? Di un volto illuminato dal sole. Guardate questi gialli, questi verdi agiti,
acidi che si mescolano alla tonalità marrone della capigliatura. Ecco, questo è davvero tutta la grandezza di un'arte pittorica che è molto, guardate questo blu, no? Estremamente acceso che si staglia in questo triangolino, di un'arte pittorica che appunto guarda al post-impressionismo, diventa quasi, se vogliamo, fauve, no? Nel proporci però una sensualità, no? Artistica e cromatica assolutamente vitale, no? E assolutamente, come ci dirà poi Sartre, che fu un grande ammiratore di Carlo Levi sia in letteratura che in pittura, ci dirà un grande rispetto della vita e un grande amore della vita. E volutamente a questo gesto della giovane donna di Levi, che forse è già la Paola Levi che poi diventerà sua compagna, corrisponde un altro gesto simile di un'altra donna, di una figura femminile, invece ritratta grazie appunto al linguaggio e alla tecnica della ceramica, dal nostro Lucio Fontana. Questa figura femminile è Paulette, siamo nel 1938, e questo busto fa parte di una delle ceramiche. Lucio Fontana ha esplorato proprio profondamente le possibilità espressive e anche tecniche della ceramica, in particolare ad Albissola, presso proprio le botteghe ceramiche e i forni dei grandi ceramisti. E questa Paulette, che era una figura femminile di cui sicuramente si era invaghito e di cui lascia traccia anche nei suoi scritti, guardate come ce la rappresenta. Ce la rappresenta proprio colta in un momento, no? In un attimo, come era appunto prima la giovane donna di Levi, nell'atto di aggiustarsi, diciamo, l'acconciatura, quindi in un atto estremamente lezioso e anche, se vogliamo, intimo, no? Estremamente immediato, però fissato dalla tecnica, che è una tecnica appunto molto ferma, se vogliamo, della ceramica. Una pittura scolpita, come si vede appunto alle mie spalle, proprio perché questa era la sfida di Fontana, no? Diffondere pitture e sculture. Guardate, questo davvero in questo busto si coglie molto bene. Vedete che davvero i colpi inferti alla ceramica sembrano quasi essere colpi di pennello, no? Che cercano di frastagliare la superficie plastica, rendendocela, no? Appunto, quasi appunto iridescente, se vogliamo, in tutte le sue frange. E guardate l'uso del colore, in questo caso bicromia pura, ovvero bianco e nero, che però ci trasferisce tutta l'immediatezza e la freschezza di una donna vestita appunto di nero, di scuro, cui fa appunto da contrappunto anche la bocca, che vedete anch'essa in nera, così come gli occhi, no? Quindi tutto giocato nella bicromia, perché poi invece il bianco è riservato sia al volto che alle mani, quindi alla superficie dell'epidermide e alla capigliatura. Quindi vedete con quanta maestria, sia tecnica ma anche appunto espressiva, il nostro Fontana ci trasferisce anche in un'arte difficile come quella della ceramica, un ritratto assolutamente fresco. E siamo in chiusura e chiudiamo non con artisti della ragione, ma tributiamo un ultimo omaggio ad un artista fiorentinissimo, che è Ottone Rosai, di cui appunto il Museo Novecento ha un largo lascito e di cui appunto vi propongo due autoritratti. Uno è un autoritratto del 1941 che fa parte dei celebri tondini, che sono una sorta di album di ricordi del nostro Ottone Rosai, no? Che appunto fiorentino nell'animo, oltre che appunto nella traccia autobiografica, un grandissimo uomo, peraltro di corporatura estremamente imponente, e che ci ripropone appunto lui che guarda la solidità davvero degli antichi, dei primitivi toscani, quindi questo Giotto, questo Masaccio, che ci restituisce anche... Che ci vengono restituiti anche da Rosai grazie alla tavolozza pittorica. Vedete che anche qui è una pittura pastosa, una pittura stemperata nelle cromie, una pittura che ricorda proprio quasi le pitture murali antiche, e in cui appunto con questo autoritratto introspettivo, no, il nostro Ottone Rosai ci guarda con uno sguardo severo, se vogliamo, profondo, come era appunto il suo temperamento. Anche lui ci si presenta, no, con un tono, diciamo, sociale, quindi con una giacca, con una camicia, con una cravatta rossa, ma appunto è lo sguardo che ci rivela invece tutta la sua profondità di sentire. E a questo tondino, quindi una dimensione più intima, fa invece da contraltare
altro dipinto ancora più tardi, ancora più tardo, siamo a metà anni 50, quindi siamo proprio, come dire, nella fase più matura della sua pittura, e appunto naturalmente è questo anche un omaggio implicito al nostro Palazzo Vecchio, alla casa, diciamo, della città di Firenze, che il nostro Rosai pone sul suo sfondo, quindi quasi, come dire, a omaggiare proprio le proprie radici, le proprie origini. E guardate però appunto come questa pittura sia davvero ormai espressionista, così come, guardate come appunto il nostro Rosai rinunci appunto a qualsiasi abbellimento pittorico, e anzi lavori proprio nell'espressività più cruda, più profonda, con queste pennellate che sono davvero, guardano l'espressionismo tedesco per restituirci tutta la carnalità, diciamo, della sua pittura e tutta la profondità del suo sentire pittorico. Scrive alla moglie: mettitelo bene in testa, io sono un povero diavolo che ha in mente, che ha la religione della pittura, no? Quindi davvero un artista che con l'arte vive tutto il suo profondo sentire e tutta la sua più intima e più estrema, diciamo, no, religiosità. E naturalmente sintetica è anche la mole di Palazzo Vecchio, che vedete viene soltanto suggerita nei suoi beccatelli, nel suo camminamento, ma che davvero ci rimanda ad una pittura sublimata. Ed è appunto con questo sguardo su Firenze, uno sguardo che appunto va oltre ormai la figurazione, il realismo, che chiudiamo questo viaggio nei ritratti del Novecento, ritratti appunto, ricordavamo, appunto custoditi nella raccolta di Alberto Della Ragione, e quindi anche al Museo Novecento, e attualmente divisi appunto perché in parte esposti a Firenze e in parte esposti invece esposti in parte a Firenze, in parte invece appunto a Livorno, nella mostra di cui vi accennavo. Io spero che questo viaggio ancora appunto nell'arte del Novecento, con la possibilità davvero, grazie al digitale, di cogliere tutti i dettagli stilistici e artistici dell'esecuzione pittorica dei nostri artisti, vi sia piaciuto. Spero che siate stati bene in compagnia dell'arte, e in compagnia nostra, e vi auguro, a questo punto non mi resta, se non ci sono appunto dubbi e domande, non mi resta che augurarvi una buona fine anno. Vi auguro di passarlo al meglio con i vostri cari, in salute, e vi auguro naturalmente un buon inizio 2021, con la promessa e la speranza di tenerci ancora compagnia, sia in forma remota, quindi a distanza, ma anche appunto quando sarà possibile, non appena sarà possibile, anche in presenza. Quindi, se volete aprire i microfoni, ci facciamo appunto un saluto finale. Posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Io non sono riuscita a collegarmi perché le credenziali mi erano arrivate nella posta, nel rifiuto, nel cestino, non so come mai. E volevo sapere. Davvero, anche a me sono riuscita a collegarmi, ma è da un po' che arriva nello spam, non si capisce. Esatto, Comunque esatto. Allora, rimane. volevo sapere, scusate, volevo sapere dove possiamo rivederla la conferenza? Allora, sul canale YouTube di Muse. Ah, Non immediatamente stasera, perché sì. i nostri colleghi naturalmente tecnici hanno bisogno di un attimo di tempo per migrare il tutto, ma le ritrovate tutti sul canale YouTube di Muse Firenze. Ah, Se poi benissimo. avete difficoltà, riscrivete alla mail grazie a cui avete preso la prenotazione, e vi mandiamo proprio il link, d'accordo? Grazie Quindi tante. le ritrovate tutte. Grazie. Allora, tanti auguri ancora, Grazie, buona fine buon anno. anno, buona serata. Buon anno. Tutti, grazie. 2021. E speriamo nella chiusura, nell'apertura dei musei. Anche Apertura. noi, anche noi. Grazie, Arrivederci. buona Buon serata. anno, grazie ancora. Grazie. Grazie, buon anno. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie.